Il terzo titolo italiano da assegnare per la crono di Città di Castello, valida per il quarto trofeo Sogepu, è quello relativo alla categoria femminile allieve. E è l'ultimo titolo della giornata, in quanto gli junior, donne e uomini e gli esordienti, corrono fuori classifica e fuori l'assegnazione delle maglie. Oddio, gli esordienti non hanno maglie e titoli, nemmeno il campionato regionale per regolamento. Semmai, quello che ci si aspettava era il campionato italiano per gli juniores, ma si è deciso di assegnarlo al Veneto, anche perché, già a Città di Castello era una bella risposta, quella di 700 partenti per l'assegnazione delle maglie tricolori. Una grande festa, 700 partenti, come abbiamo detto, che non sono certo pochi per una cronometro. Ma andiamo a vedere quindi l'ultimo titolo da assegnare, la cremasca Federica Venturelli della CS Cicli Fiorin conquista il titolo italiano della cronometro tra le donne allieve. Gara tricolore, come abbiamo detto, era nell'ambito della lunga giornata in programma a Cervara di Città di Castello con la regia organizzativa della Forte Braccio da Montone in collaborazione con l'Unione Ciclistica Città di Castello. Per Federica Venturelli la vittoria è arrivata dopo i 7 km e mezzo del tracciato con il tempo di 10:23 contro i 10:32 di Eleonora Ciabocco, team di Federico, che si è dovuta accontentare così della seconda piazza. Completa il podio Letizia Medori, sempre del team di Federico, che ha chiuso con 25 secondi di ritardo. Per la Venturelli, diretta da Daniele Fiorin, è la quinta maglia tricolore in carriera dopo le due doppiette nel ciclocross e su strada tra gli esordienti nel 2018 e nel 2019. Complimenti dunque alla Venturelli che chiude così il ciclo delle maglie tricolori a Cervara di Città di Castello per questa giornata che ha segnato la riapertura del ciclismo nella nostra regione, in Umbria, ma anche a livello nazionale.